Senso civico, rispetto dell'ambiente, nuove sensibilità e risorse, i controlli contro l'abbandono dei rifiuti e sul giusto conferimento nel territorio comunale di Fossa Cesia hanno persone in più a svolgere i servizi come stabilito dal sindaco di Giuseppe Antonio, col consigliere delegato alle politiche per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente Pietro Semoro e il comandante della polizia locale Laudaddio, gli ispettori comunali appositamente formati che operano a turno con pattuglie, col compito di collaborare ad un maggiore controllo, ma soprattutto svolgere attività di informazione ai cittadini per una corretta gestione dei rifiuti. Ci sono persone che non amano il nostro territorio, purtroppo è vero. Che trovate? Purtroppo, di tutto. Addirittura la settimana scorsa, l'articolo di cui parlavo, abbiamo trovato dell'Eternit, lastre di Eternit abbandonate, Bombe di addirittura gas. sminuzzate, quindi il massimo della pericolosità. Quante sanzioni comminate finora? Oddio, dovremmo chiedere alla polizia locale. Le segnalazioni sono state tante, fatte dagli ispettori ambientali e inoltrate alla polizia locale. Poi a loro spetta il compito di indagare e qualora vi sono indizi, pensano alla sanzione, insomma. Ispettori ambientali pensionati, ma anche giovani. No, no, giovani, pensionati uno, mi sembra, gli altri tutti in attività lavorativa. E durante le ore di libertà offrono il servizio volontario all'ambiente, non al comune, all'ambiente. Nel corso delle perlustrazioni, che ne sono decine, sono stati rinvenuti molti abbandoni. I trasgressori ovviamente saranno multati. Il nostro servizio è di volontariato. Giriamo il territorio cercando di ritrovare, su segnalazione anche dei cittadini, perché ci aiutano tantissimo, degli abbandoni, dove noi, insieme al comando della Polizia Stai Municipale, tranquilla. segnaliamo se eventualmente ritroviamo tracce dei trasgressori. Ci sono le tracce? Sì, si ritrovano molto spesso bollette strappate, documenti dove si risale tranquillamente al nome e cognome e l'indirizzo della persona. E Quindi verranno? verranno sanzionati in base anche alla tipologia di rifiuto che hanno abbandonato, che può essere dalla semplice spazzatura cosiddetta di casa a materiale pericoloso, vernici tossiche, infiammabili e quant'altro.